prima di iniziare a ringraziare il professor Cognardesi che si è proposto per questa bella serata in cui ci racconterà di una piccola parte della storia di Bologna attraverso quello che è stato la, diciamo, signoria dei Bentivoglio. Beh, direi che allora, per quanto mi riguarda, possiamo anche iniziare. Purtroppo io qua non sono sprovvisto di martello e campana e tutto, e quindi direi che possiamo saltare le formalità e lasciare la parola al professor Corinaldesi che ci illustrerà la sua presentazione. Bene, bene. Innanzitutto grazie, grazie a Etta, grazie Gabriele, grazie Donardi per il piacere di essere qui con voi. Diciamo, il piacere sarebbe stato molto più grande se avessimo avuto la possibilità di poterci vedere in faccia, anche perché, detto francamente, io non sono in condizione di vedervi in faccia, e non so se mi farò dormire durante questa mia chiacchierata. Però vorrei cominciare subito con lo sfatare una leggenda, non avertene a male, Donardi, ma è un errore che tu hai detto, hai parlato signoria dei Bentivoglio. Quella dei Bentivoglio non è mai stata una signoria, ve lo dimostrerò questa sera, perché l'unico momento in cui ci hanno provato mi hanno fatti a fette letteralmente. Bene, cominciamo con questa famiglia, parlare di questa famiglia che ha di fatto dominato Bologna per qualcosa come un secolo. Tutto il XV secolo, il famoso Rinascimento, ha visto a Bologna praticamente il potere di questa famiglia. Ma da dove venivano? Chi erano questi Bentivoglio? È la prima domanda che ci dobbiamo chiedere. Allora, alcuni cronisti coevi diciamo che volevano farsi voler bene dai Bentivoglio, pensarono che nel sangue dei Bentivoglio scorresse nelle vene dei Bentivoglio del sangue reale. Ecco che allora si rifecero che cosa? A quel momento della storia bolognese, a quel 1249, in cui le fanterie bolognesi batterono le cavallerie pesanti imperiali alla Fossalta e catturarono Enzo, re di Sardegna, figlio dell'imperatore Federico II, Enzo di Svevia, e lo portarono prigioniero in quel palazzo che da lui ha preso il nome. Ora, la leggenda narra che in quel palazzo gli facesse compagnia nei momenti più tristi una ragazzotta di Via D'Agola. Via D'Agola è una frazione di Granarolo dell'Emilia. E pare che in questi momenti di intimità lei le dicesse Bentivoglio, e dal seme praticamente di questo rapporto, dicevano i cronisti, era nata la famiglia. Ma il discorso probabilmente è un po' diverso, perché se andiamo ad ascoltare dei cronisti che sono venuti un po' dopo, siamo all'inizio del Cinquecento, quindi una cinquantina d'anni dopo, a un certo momento Giovanni Latini di Giovanni II, parliamo del famoso Leandro Alberti. Leandro Alberti dice di fatto che Via D'Agola c'entra qualcosa, perché sembra che da Via D'Agola fosse venuto un giovane di nome Antonio, che molto bravo, divenuto notaio, era stato praticamente adottato da un personaggio già importante in Bologna, tal Bente d'Andrea Bentivogli, che di fatto era una famiglia quindi già presente in Bologna. E poi da questo, verosimilmente Antonio, sembra sia nato quello che è stato il capostipite poi della famiglia, a un certo momento Giovanni Bentivoglio. Ora, si trattava di personaggi importanti, questi Bentivoglio erano importanti in Bologna. Di fatto i notai erano in cima praticamente a quelle che erano le arti liberali. C'erano notai al di sopra dei banchieri, dei cambiatori, sotto c'erano di fatto i drappieri, quelli che facevano, e poi i mercanti della seta. Queste erano le cose importanti. Sappiamo, ad esempio, le cronache di Bologna ci dicono precedentemente che già nel 253 era stato battezzato un Bentivoglio addirittura con un padrino che era uno della famiglia Arginelli, quindi una delle famiglie più importanti.
e un certo Ivano Bentivoglio, circa una trentina di anni dopo, era capo della famiglia, allorché fu firmata la pace tra chi? Tra i Guelfi e i Ghibellini, cioè tra i Geremei, voi sapete, e i Lambertazzi. Ma se vogliamo capire di fatto che cosa è successo nel 400 a Bologna, bisogna, scusatemi, che facciamo un salto indietro. Salto indietro abbastanza importante, un salto di oltre un secolo. Dobbiamo andare ad una data particolare, importante, il 1274. Nel 1274 l'imperatore Rodolfo d'Asburgo, che ne aveva un po' piene le balle, come si dice volgarmente, di Bologna, dei comuni limitrofi, sempre, diciamo, mai obbedienti alle sue regole, e penso bene di rinunciare ai diritti sovrani sull'esarcato. L'esarcato che era stato costituito, come voi sapete, a un certo punto, fin dal tempo dei bizantini, comprendeva da Bologna praticamente fino alle Romagne e Ravenna. E di fatto passò i diritti sovrani sull'esarcato alla Chiesa. Ora, se noi pensiamo ai primi anni del 1300, a Bologna domina una famiglia, un personaggio in particolare, Romeo Peppoli. Romeo Peppoli era un banchiere che si era arricchito a dismisura facendo il cambiatore. Allora pensate quanti giovani venivano a studiare Bologna, portavano monete da tutta l'Europa, di fatto, e il cambio, lo capite, non era di sicuro a loro favorevole. E poi non dimentichiamoci che c'era anche il prestasoldi, che era importante, e quei soldi erano quasi sempre, diciamo, prestati ad usura. Ora, Bologna era di fatto lontana da quello che era il papato, ma nel 1321 il Papa, che allora era Giovanni XXII, che era già ad Avignone, era un francese, pensò bene di riprendere il potere in città e di mandare a governare la città un suo parente, il cardinale Bertrand de Puget, che i bolognesi tradussero Bertrando del Poggetto. Questo Bertrando del Poggetto era un soggettino di quelli mica tanto come Dio comanda, tanto più che cominciò a tassare di brutto i bolognesi e in più li mandò praticamente a dissanguarsi, non solo economicamente ma anche fisicamente, in una serie di guerre contro Ferrara e Venezia. Un bel momento, i bolognesi non ne possono più di questo governo del Papa. E nel 1337 cosa fanno? Cacciano da Bologna il governo papale. Cosa succede in particolare? Succede che Bertrand de Puget si rifugia in quella che era la Rocca di Galiera, quella che voi sapete sotto né più né meno che la Montagnola, che sembra che fosse qualcosa di meraviglioso, addirittura pare che ci avesse lavorato dentro anche Giotto, no? Cosa fecero? Innanzitutto chiusero l'acqua, fecero in maniera che l'acqua non arrivasse a un certo momento alla Rocca di Galiera e, visto che era un periodo caldo, eravamo d'estate, pensarono bene di scacciare gli occupanti della rocca in una maniera abbastanza particolare. Cioè bombardarono letteralmente la rocca di escrementi umani e animali. A Bologna si saltò fuori un detto, la cosiddetta rocca merdata. Cioè di fatto misero in condizione quei disgraziati che c'erano dentro e dove scappare per le condizioni igieniche e la puzza ovviamente che si era venuta a creare. I bolognesi, cacciato Bertrand de Puget, e avendolo bombardato mentre lui usciva anche con la croce, pensavano, dicevano, non tireranno mai addosso una croce, no, loro continuarono a buttargli addosso di tutto e di più, perché scapparono a Milano e di fatto a un certo momento i bolognesi, in particolare la figura di Taddeo Peppoli, ripresero il potere della città. Allora, passano diversi anni e nel 1350 gli eredi di Taddeo Peppoli, messi che si trovavano un po' in difficoltà economiche,
pensarono bene di vendere Bologna. Di vendere Bologna la vendettero, era di fatto ancora, c'era il governo, in teoria il padrone era il Papa, ma lo vendettero ai Visconti. Visconti mandò a Bologna un personaggio, un cardinale, anche lui, il cardinale Giovanni d'Aoleggio. Giovanni d'Aoleggio, per dirvi, è quello che nel 1351 fece tagliare metà la Galisenda, no? Che era molto più alta di oggi. La capitozzò di circa 30 metri, 25 metri, perché diceva che sennò sarebbe caduta. Ora, il Papa però non ci stava questa situazione, non gli andava bene che i milanesi fossero al potere a Bologna, e allora mandò contro Bologna un altro personaggio, scusate ve la faccio breve ma non posso, due secoli è dura, metterli in fila, mandò a Bologna un altro personaggio famoso, il nome lo conosciamo tutti, il cardinale Egidio Albornoz. E quel cardinale è colui a un certo momento riconquistate le terre pontificie e ricondotta Bologna sotto il dominio della Chiesa, a Bologna fece costruire quello che noi oggi conosciamo come il Collegio di Spagna. Bene, i Bentivoglio, torniamo a loro, che erano seguaci dei Pepoli, sotto la dominazione degli Oleggio avevano subito morte ed esilio. Un Antonio Bentivoglio però era con l'Albornoz, e con l'Albornoz aveva combattuto, in particolare aveva conquistato la Rocca d'Imola e si era coperto di onore. Ecco che Bologna ritorna quindi sotto il potere papale, salvo ricazzare il vicario papale nel 1376. Mi permettete di ricordarvi un altro piccolo aneddoto? Nel 1376 fu Firenze che cercò di fece sollevare molte città sotto il dominio papale, e in particolare inviò a Bologna una piccola truppa, erano in particolare una cinquantina di cavalleggeri, cavalleria leggera, e inviò a Bologna un gonfalone rosso con una scritta in bianco al traverso. Che il rosso era il colore di Firenze allora, e lo è stato anche dopo, con al traverso una scritta Libertas. I bolognesi pensarono dunque di inserire quel Libertas, il ricordo di quel gonfalone, proprio nel 1376 sullo stemma della città. Poi si accordarono di nuovo con il legato pontificio, tornò il legato pontificio e si accontentò che il colore sullo stemma di Bologna da rosso diventasse azzurro. Ecco che da allora Bologna ha quello stemma che noi conosciamo, che è ripartito con le croci rosse in campo bianco e con le due parti con scritto azzurro e con scritto Libertas. Scusate questo inciso, ma andava detto. Tornato il vicario papale, il potere è conferito agli anziani in città. E in questa giunta degli anziani, direi, un ruolo importante è tenuto dai nostri Bentivoglio. Ora, Bologna, come al solito, Bologna si divide sempre, no? Da una parte ci sono quelli che tengono per la virtus, dall'altra ci sono quelli che tengono per la fortitudo, una volta c'erano i Guelfi, una volta i Ghibellini. Allora, in quel periodo c'erano due grossi gruppi che si combattevano praticamente per strada alla morte. Da una parte erano i cosiddetti scacchesi, che prendevano il nome dallo scudo a scacchi bianco e nero dei Pepoli. Facevano parte di questo gruppo i Bentivoglio, i Pepoli ovviamente, i Foscherari, i Guidotti. Cioè, vedete tutti i nomi che voi ricordate, anche solo pensando alla toponomastica di Bologna. Dall'altro gruppo era formato dai cosiddetti maltraversi. Perché? Ma perché lo scudo dei Canetoli, che erano a capo di questo gruppo, era caratterizzato dalla presenza di uno scudo verde con una banda traversa gialla. Facevano parte di questo gruppo i Gozzadini, i Calderini, i Poeti, i Ghisiglieri, vedete anche qui, nomi di tante strade che noi percorriamo all'interno della nostra città. Ora, per parla breve, nel 1401, al grido di viva il popolo, viva le arti, Giovanni Bentivoglio, dopo un'aspra zuffa con i seguaci di Gozzadini, di Nanni Gozzadini,
conquista il potere e si autoproclama signore di Bologna. Ma gli incolse, perché di fatto a un certo momento il Papa, che non era per niente d'accordo, era il Papa in quel momento Bonifacio IX, e che diceva: io Bologna l'aveva concessa ai cittadini come vicariato e non intendeva che andasse in mano un tiranno che violentemente aveva usurpato il dominio della città. Orbene, Bonifacio VIII gli lancia contro Bologna una forte coalizione. Si trovavano uniti i Visconti di Milano, i Gonzaga di Mantova, i Malatesta di Rimini, i Montefeltro di Urbino, i Manfredi di Faenza e Pio di Carpi. E a capo di questa coalizione c'era un grosso capitano di Ventura, Alberico da Barbiano. La forza era costituita da 15.000 cavalieri e 5.000 fanti. Poco potevano i soli 6.500 fanti bolognesi che cercarono di opporsi nel giugno del 1402 sul ponte di Casaletto di Reno. Furono letteralmente fatti a fette. E il buon Giovanni fu a un certo punto imprigionato e portato in catene davanti al duca di Mantova, che dopo averlo coperto di disprezzo lo lasciò praticamente in pasto al popolaccio, che lo linciò letteralmente. Tanto che si racconta che un macellaio, un beccaio lo chiamavano allora, gli tagliò l'orecchio e lo portava in giro facendolo vedere come se si trattasse di una bistecca. I poveri resti furono addirittura raccolti dentro un canestro, per dirvi come l'avevano ridotto. Questo canestro fu a un certo punto messo in una tomba anonima e poi riesumato parecchi anni dopo per essere portato, come poi vedremo, all'interno della chiesa di San Giacomo Maggiore. E così, vedete, cessa dopo neppure un anno l'unica signoria della città di Bologna. Quindi signori a Bologna non ce n'erano. Cosa succede a questo punto? Cosa capita, detto fra noi, in particolare agli eredi del defunto Giovanni I? Egli aveva tre figli, Anton Galeazzo, Ercole e Giovanna. Questi furono di fatto salvati ed ospitati dalla famiglia Malvezzi nel palazzaccio, quel castello che c'è alla Selva, Malvezzi. E lì in particolare i ragazzi crescono. Dopo una quindicina d'anni ecco che Anton Galeazzo, ovviamente spinto da tutta la fazione degli scacchesi, viene nominato a capo a Bologna del governo dei riformatori. Occupa il palazzo comunale e dopodiché viene a uno scontro armato con Matteo Canettoli. E poi questo scontro avviene né più né meno, pensate, a Porta Ravegnana, avviene lì, sotto le due torri, e i Bentivoglio vinco. Ma il Papa, anche stavolta, avendo sentito puzza di Bentivoglio, non ne vuol sapere. Lancia quindi l'interdetto su Bologna e le invia contro un altro importante capitano di Ventura, un altro nome che sicuramente conosciamo, che la storia si ricorda, Braccio da Montone. Anton Galeazzo si ritira nel feudo di suo di Castel Bolognese, ma ne è cazzato e viene mandato dal Papa in esilio. Iniziano 15 anni in cui va peregrinando per le varie corti europee, 15 anni di cazze, di vita di corte, di tornei e via discorrendo. E quindi solo in un momento, a un certo punto, lui si dà da fare a un certo momento quando a Bologna Battista Canettoli occupa il comune e fa il prigioniero legato pontificio. Il Papa manda contro Bologna Micheletto di Attendolo Sforza e con lui c'è Anton Galeazzo. Ma il buon Anton Galeazzo resta praticamente in esilio. Finché un bel giorno, siamo nel 1435, 15 anni dopo che l'avevano mandato via, ecco che muore il Papa e diventa Papa Eugenio IV, Gabriele Condulmer.
e lui dà di fatto un'amnistia e concede ad Anton Galeazzo di tornare in Bologna. Egli ritorna il giorno di Santa Lucia, il 13 dicembre, ritorna nelle sue case, ma viene convocato per l'antivigilia di Natale dal legato pontificio. Il legato pontificio, tutto considerato che non voleva grana in Bologna, cosa fa? Lo fa accoppare, lo fa ammazzare da un sicario, e il corpo suo è di Tommaso Zambeccari, che era un amico che l'ha accompagnato, vengono sepolti nella cappella di San Cristoforo del Ballatoio, che è una piccola chiesina dietro via De Tosti. Da lì poi verranno anche loro, trasportati a un certo punto, lo sapete, in San Giacomo, anche lì, in quel bellissimo sarcofago di Jacopo della Quercia. No? E cosa succede? Passa qualche anno, ma è chiaro che i fautori del Bentivoglio, che avevano perso anche Anton Galeazzo, continuano ovviamente a premere. E cosa fanno? Né più né meno fanno entrare in Bologna chi? I milanesi, di nuovo, che sono in questo caso comandati da Niccolò Piccinino. Ecco che di fatto un Foscherari, che è un amico del gruppo degli scacchesi, viene nominato gonfaloniere e permette il rientro dei fuoriusciti in Bologna, in particolare della famiglia Bentivoglio. Ma cosa è successo a questo punto? Chi sono i possibili eredi? Beh, qui c'è un piccolo gossip, ma io direi che quel secolo era pieno di problemi di questo tipo. Come si racconta frate Cherubino Ghirardazzi, come voi sapete è stato un cronista del XVI secolo, Anton Galeazzo, assieme ad un amico carissimo, Gaspare Malvezzi, avevano in comune una signora. Signora, andavano tutte e due con questa signora, uno sapeva dell'altro, erano tutti tranquilli e felici, la signora era contenta, fatto sta che un bel giorno, come si dice normalmente, la signora resta in stato interessante. E allora cosa fanno i due? Dice, boh, chi è il papà di questo qua? Boh, siamo, sono io, sei tu, non lo so. Allora decidono di giocarsela ai dadi. Si giocano ai dadi la paternità del rampollo. E di fatto, a un certo momento, ai dadi vince né più né meno che il nostro Anton Galeazzo, che poi dopo l'è morto. Comunque, sta di fatto, a un certo momento nasce, c'è questo bambino che viene riconosciuto come Bentivoglio e gli viene dato il nome di Annibale. Annibale cresce ed è un soggettino abbastanza particolare, tanto che un bel giorno, a un certo momento, uccide in via Clavature Raffaele Foscherari, che gli aveva offerto in moglie la figlia, e lui gli aveva detto no, grazie, io non ne voglio sapere. Onestamente io non so com'era la figlia di Foscherari, può darsi che fosse una roba che non si guardava, ma e lui a un certo momento l'aveva rifiutata e quell'altro gli aveva detto, in pubblico gli aveva detto che era un bastardo e di origine vile, e lui l'aveva copato. Comunque, tanto allora non succedeva niente perché erano delitti d'onore, quindi tutto a un certo momento fu ovviamente perdonato e morta lì. L'anno dopo, abbiamo visto che a Bologna di fatto comandavano i milanesi, e cosa succede? Che Filippo Maria Visconti pensa bene di dare in moglie sua nipote, a un certo punto, al nostro Annibale. E così il giovane Annibale a un certo momento sembra ben accasato, ma in Bologna il Piccinino, e in particolare suo figlio, che sempre sentivano, come al solito, quando c'era puzza di Bentivoglio, c'era sempre il rischio che succedesse qualcosa, cosa fanno? Tirano un tranello a San Giovanni in Persiceto, lo arrestano, lo agguantano e lo portano e lo rinchiudono in un castello, una rocca in provincia di Parma, a Varano. Una rocca che sembra imprendibile a dire le cose come stanno. Ma qui intervengono cinque personaggi bolognesi, cinque, né più né meno che cinque, di cui due sono i fratelli Marescotti. Questi con un'impresa che sembra
a mezza via, a un certo punto, tra Robin Hood e Zorro, cosa fanno? Di notte scalano le mura del castello, entrano dentro, mettono buoni, cioè praticamente legano tutti le guardie che c'erano e quello che era il castellano, e agguantano il nostro Annibale e nottetempo lo riportano in città e lo fanno rientrare in città attraverso la grata dell'Aposta. Le grate che c'erano lungo il canale di Bologna, la grata di Galliera, la grata della, erano sempre importanti perché da lì si entrava e si usciva, no? Si usciva a un certo punto anche con le porte chiuse, allora, se qualcuno ti dava una mano a passare. E a quel punto cosa fanno? Appena entrati in Bologna raccolgono a un certo momento i loro seguaci e di fatto assaltano il palazzo e prendono in ostaggio Francesco Piccinino. Ecco che a questo punto i bolognesi sono guidati da Annibale, il quale resiste ad assedi e tentativi di riconquista della città da parte di Niccolò Piccinino, che gli manda contro in particolare due famosi capitani di Ventura, Astorre Manfredi e soprattutto Luigi d'Alverne. Il grande onore di Annibale fu quello di aver sconfitto nell'agosto del 14 d'agosto del 1443 le truppe milanesi a San Giorgio di Piano e libera in questo modo Bologna. Da allora, voi sapete, adesso è stata ripresa alcuni anni fa, la tradizione il 14 d'agosto della passeggiata storica che va alla Chiesa dell'Osservanza. Lo sapete che c'è la cavalcata storica il 14 d'agosto, partiva a un certo punto da una chiesina dei Frati Neri che era praticamente vicino al San Luigi e da lì andavano all'Osservanza. È stata rimessa, cioè riattivata questa iniziativa da alcuni anni a questa parte. Nel 1443 è anche l'anno in cui ad Annibale nasce un figlio, nasce Giovanni. Ora però i canettoli non erano d'accordo e a un certo momento, come al solito, tramavano per riuscire a far fuori Annibale. Ci riuscirono il giorno di San Giovanni del 1445, uccidendolo praticamente con un tranello. Successe la fin del mondo a Bologna, nel senso che vengono date alle fiamme una cinquantina di case, dei canettoli, case di canettoli e chisilieri, eccetera. Battista Canettoli viene massacrato senza remissione, il suo cuore viene preso e viene inchiodato sulla porta praticamente della casa d'Annibale e il suo corpo viene gettato nel rogo della casa sua che era stata data alle fiamme. Canettoli, i ghisiglieri, i griffoni, i delfini, non Antonio, non so, ma probabilmente che facevano parte del gruppo, a un certo punto, dei cospiratori, fuggono da Bologna attraverso la porta del Pratello. Ora, se voi a un certo punto fate caso, tra Porta Sant'Isaia e Porta San Felice vi è una porta murata. Quella era la porta del Pratello. Fu murata per disprezzo, per ricordare che da lì erano fuggiti gli assassini di Annibale. E dietro gli è stato costruito l'oratorio di San Rocco. E quello era, infatti, guardateci la prima volta che ci passate. Allora che cosa succede? Che siamo alle solite. I bolognesi sono di fatto guidati dalla fazione dei Bentivoglio, ma non c'è nessuno che possa a un certo punto comandarli. L'erede di Annibale ha 2 anni. Ecco allora che viene in mente a qualcuno che un fratello di Anton Galeazzo, Ercole, aveva avuto tanto per cambiare, tanto l'aria era quella, facevano così, aveva avuto in Toscana, Poppi, in provincia di Arezzo, un figlio da una donna sposata con un mercante di lana. Questo ragazzo, chiamato Sante, era cresciuto a Firenze presso uno zio, anche lui mercante di lana. Ecco che i bolognesi attivarono Cosimo de' Medici affinché convincesse il giovane a venire a Bologna come tutore fino alla maggiore età di Giovanni.
Sante quindi entra in Bologna ed è accolto praticamente e nominato capo del cosiddetto Collegio dei Riformatori, cioè il governo bolognese. Sono anni importanti, soprattutto perché al Papa ad Eugenio IV succede Niccolò V, che era Tommaso Parentuccelli, che era già stato vescovo di Bologna. Viene a patti con la città di Bologna. Questo è importante ricordare, questi che sono passati alla storia come i capitoli di Niccolò V. Cioè, di fatto, a un certo momento i bolognesi riconoscevano il possesso della città e del territorio al Papa. E in Bologna si instaurava una diarchia, il legato pontificio e i riformatori. Ai bolognesi era consentito la gestione degli affari interni e di avere un ambasciatore a Roma. Questo è stato quello che è andato avanti praticamente fino al 1859. Bene. Intanto continua la caccia ai fuggitivi, ai Canettoli, che in particolare Baldassare Canettoli viene catturato a Crevalcore e viene praticamente condannato a morte in piazza Montegrappa, dove c'erano le case appunto dei Ghisiglieri, in particolare quello che si chiamava il guasto dei Ghisiglieri, stato chiamato, e viene ucciso alla vigilia di Natale, la notte della vigilia di Natale. Vi è una congiura fallita di nuovo dei Fantuzzi dei Pepoli e una peste che colpisce Bologna nel 49-50. Ma intanto Bologna comincia ad assestarsi. Nel 1453 Aristotele Fioravanti, famoso diciamo ingegnere, praticamente porta sulla torre dell'Arengo la campana grossa, una campana di 47 quintali che, pensate bene, era stata fusa da due personaggi omonimi che avevano stesso nome e cognome, che si chiamavano tutti e due Guglielmo di Clermont. Comunque una grossa campana da 47 quintali e Bessarione, il cardinale Bessarione, che era il legato pontificio, aveva fornito il bronzo e il nostro sante la legna per la fusione e tutto il resto per poterla mettere in opera. Viene terminato il Palazzo Bolognini, che voi sapete, in via Santo Stefano, ad opera in particolare di un architetto che piacque moltissimo a un certo punto al nostro sante, Pagno di Lapo. A Pagno di Lapo verrà poi a un certo punto affidato il progetto per la costruzione del Palazzo dei Bentivogli. Il nostro amico ha, come tutti allora avevano, aveva una bellissima amante. L'amante è Nicolosa Castellani Sanuti, che viveva in quel palazzo in via D'Azeglio, il palazzo Sanuti Bevilacqua, che tutti conoscete, e che era una donna avanti negli anni, molto aperta di costumi. Aveva un marito molto anziano e sicuramente gli andava bene così. Succede però che, malgrado la bella amante, il nostro sante Bentivoglio sente la necessità di prendere moglie. Prende moglie e cosa chi a un certo punto vuole sposare? Vuole sposare una giovinetta, Ginevra Sforza, che è la figlia del signore di Pesaro e nipote del signore di Milano. Lei ha solo 14 anni quando viene sposa a Bologna. Quello che si ricorda sono i regali esagerati che furono fatti per questa occasione particolare. Si parla di oltre 100 pezzi d'argento, 500 monete d'oro, qualcosa come 1500 animali, trapenuti e vari altri, 150 quintali di vino, formaggi, 800 uova, 1000 arance, candele, legna, biada per i cavalli, di tutto e di più. Allora, il matrimonio, un matrimonio che doveva essere una roba di quelli come nessuno aveva visto, parte un corteo nuziale con qualcosa come 644 coppie di giovani e 56 coppie di fanciulli. Parte dalla casa dei Bentivoglio, ovviamente, che stavano già nell'attuale via Zamboni, vicino a San Giacomo Maggiore, e arriva
davanti a San Pietro. In San Pietro trova le porte chiuse, perché il cardinale Bessarione, che a un certo punto aveva emanato delle leggi, che a un certo punto era contro il lusso dei bolognesi, chiude le porte della cattedrale. E a questo punto il corteo fa volta all'indietro, ritorna praticamente dove va, ovviamente in San Giacomo, dove avviene il matrimonio. Nel 1459 la coppia nasce un figlio, nasce Ercole, e nel 1460 Pagno di Lapo Portigiani fa posare le fondamenta di quello che è il Palazzo Bentivoglio, la Domus Aurea, qualcosa di pazzesco, 60 metri di fronte verso l'attuale Piazza Verdi, per una 244 stanze e 140 metri di profondità, fino a quello che attualmente è Via del Guasto, per darvi un esempio. Ma malgrado questo, però, Sante, ovviamente appagato dalla bella amante, trascura sicuramente Ginevra. Giovanni sta diventando grande, perché è già arrivato ad avere quasi 18 anni. E Sante lo vorrebbe mandare a Napoli, così a Napoli impara un po' le arti militari. Ma insomma, chissà perché, il primo di ottobre del 1463, Sante, quarantenne, in buona salute, muore nel suo letto. Perché? Vabbè, andate a capire. Fatto sta che a un certo punto, neppure un mese dopo, Giovanni, che allora aveva 20 anni, viene nominato gonfaloniere di giustizia. Passano i 6 mesi canonici e nel maggio del 64 sposa Ginevra, che intanto a un certo punto chiaramente aveva avuto una qualche trescotta con lui. Sposa Ginevra, e da Ginevra a un certo momento avrà, lo sapete, 11 figli, 7 femmine e 4 maschi. Si parla in questo caso di figli riconosciuti, perché là, capite, ce n'era di tutto. Pensate che lo Sforza aveva riconosciuto la bellezza di 35 figli, di cui 8 erano figli, diciamo, legali, diciamo così, e gli altri erano stati riconosciuti. 35 figli, per darvi la misura. Comunque Giovanni si allea col Duca di Milano e comincia ad avere degli intralasti pazzeschi, perché che poi l'hanno aiutato non poco. Pensate, lui era di fatto capitano del Papa, cioè lui reggeva Bologna per il Papa, però era comandante delle truppe milanesi e molto spesso i milanesi erano contro il Papa. Si dà il caso che, ad esempio, quando nel 1467 ci fu la famosa battaglia della Riccardina, vicino a Bologna, dove si scontrarono ferraresi, veneziani e romagnoli, guidati da Bartolomeo Colleoni, con le truppe di Firenze, Milano, Napoli e in teoria anche Bologna, e questo era per il dominio di Firenze, e Giovanni cosa fa? Aspetta a mandare le truppe, e le manda solo quando sa chi ha vinto. In quel modo, a un certo momento, mette tutti in pace. Nel 1468 scoppia la pace, e questa è una bellissima cosa, e inizia un periodo meraviglioso per la città di Bologna. Innanzitutto, nel 1470, per un bellissimo regalo che gli aveva fatto a un certo momento l'operatore, Giovanni ottiene da questo di poter mettere sulla sua stemma, che voi sapete era una scala rossa, era una sega, metà rosso e metà giallo, con in mezzo seghettato, l'aquila imperiale. L'aquila che però non era nera, era rossa, perché nera la poteva avere solo l'imperatore. In più, nel 1472 si ottiene da Sisto IV il diritto di successione per Annibale. Inizia un periodo molto bello per Bologna. Bologna viene restaurata, nel senso della parola. Giovanni era solito dire: ho trovato una città di legno e paglia e l'ho fatta di pietra. E in effetti Niccolò Dall'Arca, che aveva già nel 1465
concluso il famoso compianto del Cristo morto, che però non era piaciuto ai bolognesi perché era troppo crudo. Pensate che chiamavano quelle donne piangenti, le chiamavano le burde, le streghe, tanto che il compianto del Cristo morto è stato messo in una cappellina lì di fianco, un certo momento, alla chiesa dove oggi si trova. Ma il fatto sta che a un certo momento viene fatto il portico di San Giacomo, viene Niccolò dall'Arca, fa la Madonna sul Palazzo d'Accursio e poi fa le tombe in San Giacomo di Giovanni I, di Anton Galeazzo e d'Annibale, che sono veramente tutte delle opere d'arte. Contemporaneamente in Bologna operano come pittori il Franza, Lorenzo Costa, Fioravanti progetta nel 1472 il restauro del Palazzo del Podestà, che terminerà nel 1485. Viene selciata Porta Ravegnana e praticamente viene allargata Piazza Verdi, viene costruito il Palazzo di Strassaroli. Come vedete, ma soprattutto viene fatta una cosa importante per Bologna. Nel 1480, su progetto di un ingegnere milanese che, guarda caso, si chiamava ingegnere Brambilla, tanto per cambiare, viene costruito il porto di Bologna. Porto di Bologna che permetteva praticamente di raggiungere in barca il mare. E poi vengono costruite tanti palazzi, palazzi dappertutto, palazzi perché anche molti di questi erano punti di sollasso, perché un po' l'abbiamo già visto, gli ormoni all'epoca dei Bentivoglio erano le stelle. Gli ormoni erano sicuramente parecchio alle stelle, tanto che a un certo momento, diciamo, vengono costruite che cosa? Il cosiddetto Palazzo di Ponte Poledrano, che è il castello di Bentivoglio. E un altro palazzo, le tombe di Macaretto. Al castello di Bentivoglio andavano i non cacciatori, mentre le tombe di Macaretto era una casina di caccia. Invece il castello di Bentivoglio era molto gradito perché ci si poteva arrivare in barca lungo il navile. Viene costruita soprattutto vicino a casa, perché a un certo momento Ginevra, per quanto buona fosse, forse non gradiva avere in casa tutti i rimescoli del marito. E lui si costruì né più né meno che una garçonniera attaccata all'uscio di casa, cioè la palazzina della Viola, che voi sapete è lì dietro l'attuale Virner. Orbene, Giovanni sapeva bene che il popolo voleva panem et circenses. E in effetti nel 1475, nel 1484, in occasione di importanti carestie, egli acquistò per i bolognesi grano per poter passare il periodo della carestia. Ma il circenses era importante. Fate conto che per un paio d'anni, nel 70 e nel 71, organizzò in Piazza Maggiore delle giostre, addirittura con 100 cavalieri che si battevano per la conquista di uno stendardo. Ma un'altra cosa che da ricordare sono le famose partite di pallone, di cui addirittura una con 50 vestiti di verde contro 50 vestiti di azzurro, sempre in Piazza Maggiore. Però Piazza Maggiore non fu il primo stadio di Bologna. Il primo stadio di Bologna dove si giocava il pallone fu in Piazza Calderini. Piazza Calderini ha praticamente il merito di essere stato il primo punto della città di Bologna dove a un certo momento si giocava a palla. Ora torniamo a un altro momento che più circenses di così non è. Sapete che a Bologna non si parla di nozze. A Bologna si dice il nozzo. E il grande nozzo fu ovviamente quando il figlio di Giovanni, Annibale, sposò Lucrezia d'Este. Qualcosa come 3.000 ospiti che andarono con un corteo trionfale a prendere la sposa all'Osteria della Zucca, fuori lì a Corticella, dove una volta, vi ricordate, c'era il deposito dei tram, no? Che i più anziani ricorderanno questo fatto. Furono 3 giorni di reale kermesse gastronomica, perché i cuochi di casa Bentivoglio avevano forse pensato in grande. C'erano 1.000 quintali di alimenti, 750 di farina, 100 di carne, 100 quintali di pennuti, 60.000 litri di vini,
In più erano stati fatti, stati regalati altri 2.500 quintali di alimenti e poi i soliti gioielli. Solo il primo giorno, praticamente, i convitati passarono a tavola 7 ore con 28 portate, tanto per stare leggeri. E poi per 3 giorni andarono avanti le cose con giostre, danze, partite a pallone e l'ultimo giorno anche fuochi d'artificio. Peccato che qualcuno rimase strinato in questo particolare evento. Comunque arriviamo al 1488. 1488 Giovanni è all'apice del successo. Ma quell'anno muore il Manfredi di Faenza. E lui, come capitano delle truppe milanesi, va a occupare Faenza. Lorenzo il Magnifico non vuole potenti vicini. Ecco che allora cosa fa? Arriva a Faenza, lo batte, lo cattura e lo porta prigioniero a Firenze. È chiaro che a un certo punto lui viene rilasciato perché vi sono numerose suppliche da parte a un certo momento di altre persone. Con questo si altera il rapporto tra i due signori. Intanto, tanto che a un certo punto il Magnifico aissa i Malvezzi per banali questioni assai futili ad una congiura contro Giovanni. E si scatenano a Bologna, i Bentivoglio si scatenano facendo letteralmente strage della famiglia dei Malvezzi. Arriva un anno importante, un anno difficile, è il 1493. Muore il Magnifico, viene fatto Papa Alessandro VII, il cardinale Borgia, uno spagnolo, che è stato forse il più grande, simoniaco che sia mai esistito, tanto che si diceva che a Roma Dio non è trino ma quattrino, si diceva così per dire che questo vendeva di tutto e di più. In più, Carlo VIII, come voi sapete, scende in Italia per andare a prendere il regno di Napoli. Al ritorno, gli italiani si coalizzano tra loro per scacciarlo dall'Italia. Lo battono a Fornovo, sul Taro, ma lui non solo lascia l'Italia, ma lascia anche un bel regalino, soprattutto in Bologna dove è passato. Lascia il mal francese. A Bologna c'è una paurosa epidemia di sifilide, per cui un sacco di persone muoiono a Bologna in maniera abbastanza importante come numero. Ma 3 anni dopo, il re di Francia, che non è più Carlo VIII, ma Luigi XII, avanza le pretese su Milano e conquista Milano. Conquista Milano imprigionando il Moro e dichiara guerra a Bologna. E Giovanni paga una forte somma per tirarsi fuori, ma questa somma a un certo punto la prende dai cittadini, i quali ovviamente non sono per nulla contenti. Intanto, da est, il Valentino inizia la conquista delle Romagne. Capite che Bologna comincia a essere presa in una morsa, a ovest praticamente dai francesi e a est dalle truppe del Valentino. Era intenzione praticamente della famiglia Borgia di fatto prendere sotto il suo potere tutti i domini della Chiesa. Nel 1501 assistiamo a un'altra triste cosa in Bologna, la congiura dei Marescotti. Marescotti erano stati quelli che avevano salvato, vi ricordate Annibale dal castello di Varano, ma a un certo momento il nostro Giovanni ha un pochino, rotto le scatole, cominciano a Bologna ad essere un po' su di giri e i Marescotti ci vanno di mezzo e vengono di fatto a un certo punto massacrati anche loro. Intanto il Valentino, pensate, arriva con le sue truppe dopo aver conquistato l'Umbria e le Marche a Castel Bolognese. L'obiettivo è chiaro, l'intero stato della Chiesa, e quindi la domanda è: Bologna sarà la prossima vittima? A questo punto Giovanni spera in un miracolo e il miracolo arriva. Muore di veleno Alessandro VI. Si dice che fosse morto perché erano state scambiate le coppe, la coppa che lui voleva rifilare un cardinale che voleva coppare. Fatto sta che i cronisti di allora
dissero, come piacque la somma provvidenza, venne la sospirata notizia della morte di Papa Alessandro. E in qualunque modo sia morto, lode eterna a Dio per questo. Viene eletto un Papa di transizione. È Pio III, è malato, muore dopo un mese. Dopo un mese il nuovo conclave elegge Giulio II della Rovere. Giulio II della Rovere, peraltro, che era stato cardinale a Bologna, quindi conosceva molto bene la città. Suo obiettivo è quello di riconquistare le Romagne e mettere in riga le signorie del centro Italia. Sto per concludere, siamo quasi alla fine. Bologna, in più, nel 1504 incorre in una serie di sciagure. L'inverno terribile, pioggia in primavera, una grave carestia, con in più l'impossibilità di conquistare il grano. Inoltre, ci troviamo incontro ad un anno, a un certo punto registrò le più forti scosse di terremoto che ci siano mai state a Bologna, nel 1505. La prima scossa terribile che distrusse metà della città, metà dei camini, di comini della città, fu il 30 di dicembre, le ultime furono a maggio. Bologna viene letteralmente devastata. È chiaro che i bolognesi con chi se la fanno, il famoso discorso del governo ladro, no? Per cui cominciano di fatto a non poterne più dei bentivogli. Giulio II, nel 1506, arriva alla resa dei conti con Bologna, dà l'ultimatum a Bologna. Giovanni sta lì, spera sempre in un miracolo, poi un bel giorno, è il primo di novembre, fugge da Porta San Mammolo. Perché? Perché il Papa sta arrivando dalle Romagne. Dalla via di Toscana stanno arrivando i fiorentini e dalla via Emilia, cioè dalla via Emilia Ponente, stanno arrivando i francesi. E Giovanni Bentivoglio fugge da Porta San Mammolo e si mette d'accordo con i francesi. Si mette d'accordo con i francesi permettendo loro di bombardare Bologna. Non me frega niente, voi arrivate, saccheggiate Bologna e buonasera. E i bolognesi, il 2 di novembre, sentono che viene bombardata Porta San Felice. Solo che il campo francese si trova in un avvallamento tra la via Emilia, il Reno, le mura e il Ravone. Ecco che un personaggio, che era un falegname, Giovanni della Sega, ha un'idea veramente fantastica. Pensa di chiudere la grata di via della Grada, cosiddetta, no? La chiudono, i bolognesi la chiudono con travi, materassi, di tutto. Piove, di fatto, e a un certo punto i francesi non si accorgono che durante la notte l'acqua sale e il campo francese viene totalmente inondato. E il giorno dopo i francesi sono ridotti a giungere a patti e se ne vanno. Arriva, pochi giorni dopo, in Bologna, Giulio II. Si toglie l'abito talare e veste la corazza. Dice: io entro non da papa, non da padre, entro da conquistatore. Ed entra di fatto conquistatore. Tutti i Bentivoglio vengono cacciati in esilio, vengono abbattuti tutti gli stemmi della città. I Bentivoglio ce ne sono pochissimi in giro adesso. Viene ricostruita la Rocca di Galiera. Giovanni e Ginevra scrivono una lettera accorata al legato cercando di poter risparmiare i loro beni, ma questo la lettera non la legge neanche, la straccia che dà il permesso ai marescotti di demolire la Domus Aurea. Succede quel che succede. Il palazzo viene demolito fino alle fondamenta e resta a un certo punto quello che viene oggi chiamato il guasto, no, del palazzo. Ginevra muore di infarto quando viene a sapere questa cosa e Giovanni muore poco dopo. Inizia il governo duro di Giulio II. I bolognesi cominciano a chiamare i sacerdoti pretazzi. Addirittura uno viene impiccato perché dice che sarebbe meglio avere al governo i turchi che i preti. Lo prendono, lo agguantano e lo impiccano. E un tal Giovanni Scappi, forse a un certo punto istigato dai Bentivoglio, solleva i bolognesi e viene demolito il Palazzo Marescotti. È il 1511 e Annibale rientra
in Bologna con i francesi. Chi ne fa le spese? Ne fa le spese, per cominciare, ovviamente quelli che non erano dalla loro parte, ma in particolare la statua in bronzo di Giulio II, che era stata eretta praticamente sul portale di San Petronio. Viene fusa, viene data agli estensi, che la fondono e ne fanno una colubrina, la Giulia, che sarà usata poi nell'Anzichenecchia nel 1530 nel sacco di Roma. Per un anno restano di fatto i Bentivogli in Bologna, fino al 1512, quando il Papa, in questo caso d'accordo con gli spagnoli, che erano contro i francesi, che avevano rimesso Annibale al comando a Bologna, assediano Bologna. Un ultimo aneddoto per finire. La storia del Baraccano. La chiesa del Baraccano, il Baraccano praticamente era un avamposto, no? Era né più né meno un barbacane, a dire la verità, questo è il vero nome, ma lì all'interno vi era una Madonnina. Vi era una Madonnina a un certo momento che rimase intatta quando gli spagnoli a un certo punto fecero brillare una mina che di fatto sollevò, si dice, da terra il muro, tanto che addirittura si riuscì a vedere sotto praticamente il muro che si era sollevato e lo rimise a posto, questo dice la leggenda, praticamente nello stesso punto. E lì i bolognesi vollero costruire a ricordo praticamente dell'evento quella che è poi stata diventata la chiesa del Baraccano. Addirittura si dice che sulle mura qualcuno avesse visto quattro personaggi che probabilmente che dovevano esserne più né meno che i quattro: San Francesco, San Domenico, San Petronio e San Procolo, cioè i quattro, diciamo, patroni di Bologna, quando era esplosa la mina. Dei Bentivoglio praticamente di fatto non si sa più nulla. L'ultimo Bentivoglio è morto nella seconda metà, cioè la fine del XX secolo. Era un attore, forse qualcuno di voi se lo ricorda, perché era un attore caratterista, aveva cambiato nome, il suo cognome era Benti e aveva fatto una decina di film assieme a Totò. Faceva, diciamo, il ruolo del Gagà, era famoso a un certo punto in questa sua cosa, tanto che a un certo momento ebbe anche la nomination per il Davide di Donatello. Ecco, Bentivoglio sono finiti e così finisco anch'io la mia esposizione. Vi ringrazio per l'attenzione, spero di non avervi fatto dormire. Vi racconto altri due giochi che faceva Bentivoglio per sollazzare i bolognesi. L'uno era quello, a un certo punto, di dividere una cinquantina almeno di persone in due squadre. Una squadra era dotata di elmi con tanti buchi, erano degli elmi tutti traforati, e dei bastoni. E l'altra, a un certo punto, aveva a disposizione una quantità mostruosa di uova. Il gioco era di tirare le uova sulla faccia praticamente di questi colelmo, accecarli in maniera a un certo punto di riuscire poi a massacrarli di botte a loro volta. Questo era uno dei giochi. L'altro gioco che veniva fatto era quello di prendere, erano 25, che veniva tutto fatto in Piazza Maggiore, no? Dove il popolino si divertiva alla morte, si prendevano 25 persone, sono giovinotti, poi erano tutti ragazzotti, del popolo, insomma, no? Che a un certo punto venivano bendate, gli si metteva un elmo in testa, gli si dava un bastone, poi si legava un maiale con una corda, a un palo si legava, ma con una corda di 4 metri, tutto era recitato, tutti venivano messi dentro alla cieca, cominciavano a molare delle gran bastonate, finché a un certo punto uno non riusciva a coppare e prendere il maiale, ed era suo. Però erano botte, e da lì venne fuori il famoso detto delle botte da orbi, che a un certo punto era di fatto una caratteristica di questo giochino che veniva fatto in quell'epoca. Ecco, questo per dirne un altro.
Questo aneddoto delle botte da Orbi non lo conoscevo, devo dire, è veramente interessante, ma è proprio tipico bolognese, quindi come detto. Io non ti so dire se il detto sia tipico bolognese, ti direi una fesseria a dirti che è un detto bolognese, però c'era questo era un gioco abbastanza diffuso che piaceva moltissimo. A un certo momento dovevi dare un fracco di botte in giro, dare un sacco di botte in giro e cercare di pigliare il maiale che ovviamente scappava, eh. E intanto ci andavano di mezzo anche gli altri. Devo dire che effettivamente tutte queste nozioni, questa conoscenza che c'è, che hai tra l'altro su Bologna, penso sia importante trasmetterla a chiunque abbia interesse ad ascoltare, perché veramente sono tante piccole storie, piccoli particolari che effettivamente, se no, è difficile poterne avere conoscenza. Ecco, quindi. Vedi, era il mio sogno è sempre stato questo, cioè cercare di raccontare a dei giovani che avessero passione per Bologna, quel poco che so della città, perché sarebbe triste a un certo punto portarsi dietro queste conoscenze, così, e non lasciarle a nessuno. Grazie infinite. Grazie Federico e sempre complimenti Roberto perché sei un patrimonio vivente proprio No. della città. Grazie ancora Federico, grazie a tutti voi per questa occasione che è dedicata ai giovani, ma ne stiamo godendo tutti veramente tanto.